Marco, un primo tempo equilibrato, comandato da noi nel punteggio, in parte nel ritmo, e poi nel secondo tempo è uscita la bravura di Urania. Ti chiedo se a noi è mancato qualcosa contro la loro proposta difensiva o se ci sono tanti meriti loro. Innanzitutto complimenti a loro per la vittoria, sono stati più continui di noi nel corso della partita, noi soprattutto nel secondo tempo non abbiamo giocato con la giusta energia, intensità, non è solo un discorso fisico, è un discorso di essere aggressivi su ogni possesso, di attaccare ogni possesso con la giusta aggressività, non solo fisica ma anche mentale. E non abbiamo avuto, come dire, il solito impatto, il contributo che abbiamo di solito da parte di tutti per poter mantenere alta la qualità e l'intensità nel corso della partita, e loro sono stati più continui di noi e surclassandoci a livello di intensità hanno fatto vedere il nostro gioco come molto prevedibile, molto lento, molto macchinoso, e perciò la grande fatica che abbiamo fatto nel secondo tempo segnando solo 27 punti. A questo si aggiunge la loro capacità di punire per il discorso di intensità anche le nostre scelte difensive nel secondo tempo. Ti chiedo, in vista della partita di mercoledì con Torino, quali potranno essere gli aspetti in cui in questi pochi giorni cercherete come staff di lavorare per evitare che si ripetano gli stessi errori o le stesse mancanze? Ma sai, non so se quanto lavoro di staff, perché comunque il primo tempo hanno fatto 34 punti, il secondo 37, cioè, mi sembra, no? Quindi dal punto di vista difensivo, al di là degli errori che ci sono, dei canestri che possono fare, cioè, non è che gli avversari non possono segnare mai. Dobbiamo trovare giuste energie, avere un impatto più aggressivo dai giocatori che escono dalla panchina. In modo da, come dicevo, limitare gli alti e bassi. È chiaro che quando le partite arrivano così ravvicinate, come dire, non c'è neanche il tempo di pensarci più di tanto, di fare aggiustamenti particolari, è quanto un discorso di avere le capacità di resettare, ripartire, ricaricare e fare qualche piccolo aggiustamento, ma è qualcosa che scopriamo di volta in volta, non so quanto sia, come dire, prevedibile e pronosticabile questa capacità di, come dire, resettare e recuperare quando le partite arrivano così. Bisogna essere, chi è più bravo a farlo avrà un vantaggio sull'avversario. Grazie Marco, buonanotte. Grazie a te.